Allora, proviamo a fare degli esercizi singoli per bambini sempre da 3 a 4 anni. Ricordiamoci che questi bambini possono fare tutto, dobbiamo soltanto noi spronarli a scoprire il loro corpo. Quindi, Claudia, siamo di fronte al nostro cerchio. Cominciamo a entrare nel cerchio facendo dei passi, andare davanti al cerchio, a tornare dietro nel cerchio e ancora dietro uscire fuori dal cerchio. Lo riproviamo? E quindi entro nel cerchio. Se te la senti, stai entrando sempre con la stessa gamba. Prova a alternare la gamba, quindi muovi la tua gamba sinistra, che non è detto che loro si ricordano qual è la loro sinistra, ma intanto chiamiamogli alla sinistra e riprova con l'altra gamba, la destra. Bravissima Claudia, ancora. Adesso farai la stessa cosa saltando nel cerchio. Jump, stop, entra fuori dal cerchio. Entra nel cerchio e di destra, destra, nel cerchio, cerchio, sinistra, sinistra, cerchio, cerchio, destra, destra, cerchio, cerchio, sinistra, sinistra. L'ultimo, nel cerchio, cerchio, esci fuori dal cerchio dietro, brava. Prendiamo adesso la nostra bacchetta e adesso slanciamo le braccia in alto, su e abbassiamo le braccia, vai, inspiro e fuori l'aria, allunga bene le braccia in alto e continua, bravissima, insieme alle braccia in modo dinamico cominciamo a sollevare le ginocchia al petto, vai, destra, giù, sinistra, giù, sollevo e abbasso. Ricordatevi sempre che siete di fronte, quindi la nostra destra è la vostra sinistra. Bravissimi, quindi se volete fare a specchio, gamba sinistra, gamba destra, ancora, destra, sinistra, ultimi due, destra, sinistra. Ok Claudia, adesso tieni la bacchetta in mano, ok, come proprio un bastone, e battiamo nel cerchio tre tempi. 1, 2, 3, cambio mano, via. 1, 2, 3, cambio mano, via, piega le gambe, 2, 3, più forte Claudia, 1, 2, 3, ancora, adesso la porti in alto la bacchetta, su, e 1, 2, 3, 1, 2, up, e 1, 2 sulle braccia, ancora, 2 battute sulle braccia, ancora, una sola battuta, batto, braccia in alto, batto, braccia in alto, batto, braccia in alto, sulle braccia, flessione, ferma lì, allungati, vai, a sinistra e a destra, allunga il tuo corpo, cerca di stirarlo bene, respiro insieme a me, brava Claudia, ricordiamoci sempre, bambini dai 3 ai 4, si potrebbero distrarre e allora io ti guardo per aumentare la tua concentrazione, relax Claudia. Ok, prendiamo adesso una palla Claudia, ok, ancora sono degli esercizi singoli, quindi non vogliamo che ci sia troppa interazione, no? Anche se il genitore o l'insegnante insieme al bambino cercherà di giocare. E quindi Claudia, con questa palla facciamola rimbalzare, si rimbalza? Non rimbalza, vai, più forte! Più forte, vai, adesso rimbalza, vai, up, 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 più forte Claudi, sta benissimo, passiamo la palla intorno alle nostre gambe, solo sulla destra, vai, provaci, provaci, se è troppo grande la palla troviamo la prendiamo più piccola, cambio dall'altro lato, brava, ancora, e sulla gamba nostra di destra, via, passiamo una volta intorno, poi a sinistra, poi a destra e poi a sinistra. Questo è un esercizio abbastanza di coordinazione per i bambini, però non è detto che non riescano, vai, vai, stimoliamoli, ancora uno, due, e là. Appoggia la palla per terra e stendi le gambe, rilassati sulla palla, relax, brava, allungati. Ricordiamo che sempre dobbiamo un pochino allungare la loro muscolatura che è molto lunga, quindi noi non dobbiamo accorciare la muscolatura ma anzi tenere la loro muscolatura attiva e torni su Claudia. Piego le gambe e quindi piegando le gambe vai a appoggiare la palla per terra e stendi su, giù
e torno su. Prova a fare un salto quando vai su. Piego, piccolo salto, brava. Vai giù, piccolo salto, vai. Vai giù, piccolo salto, ancora due. Piccolo salto, ancora uno. Salto, relax.